Niente, volevo fare un intro più particolare con il drone, ma ovviamente ha problemi anche il drone. Ah. Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, oggi vi andrò a parlare dei miei guadagni su YouTube. Però prima di cominciare volevo ricordarvi alcune cose importanti per il canale. Innanzitutto, guardando le analytics del mio canale, mi sono accorto che la maggior parte delle persone che vede i miei contenuti su YouTube non è iscritta al canale. Quindi, cosa molto importante, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per avere tutte le notifiche e gli aggiornamenti sull'uscita dei miei video. Seguitemi su Instagram, perché su Instagram ci sono e ci saranno sempre contenuti inerenti anche a YouTube e potrete vedere in anteprima molte cose che appunto per la lentezza dell'uscita dei video su YouTube in anteprima ho perso il filo del discorso. Oltretutto sto cercando di stabilire una schedule di programmazione per i video, una programmazione appunto settimanale per l'uscita di vari video in base agli argomenti. Visto che sto cercando di differenziare gli argomenti dei video sul mio canale, ho deciso che ci saranno dei giorni prestabiliti nei quali appunto usciranno determinati video. Quindi questa programmazione non so ancora bene come sarà. Se andate su Instagram la troverete nelle storie in evidenza e nelle storie comunque, quindi fate un salto sul mio profilo Instagram che trovate qui in descrizione e ovunque, anche perché basta cercare Ciro Brescia e mi trovate. Detto questo, possiamo tranquillamente spostarci alla postazione e ci facciamo due risate insieme. Perfetto ragazzi, benvenuti nella mia postazione. Allora, qui abbiamo praticamente il mio canale. Andiamo in YouTube Studio per andare a vedere tutte le nostre analytics. Allora, io non so di preciso cosa posso farvi vedere e cosa invece non posso. Nel dubbio vedrete tutto oscurato, però cercherò di farvi capire e di spiegarvi alcune cose. In questo video cosa voglio farvi vedere? Come tutti quanti sapete, su YouTube c'è la possibilità di guadagnare dai video. In realtà dire guadagnare dai video è una cosa abbastanza scorretta perché noi guadagniamo dalle pubblicità messe all'interno dei video. Quindi, come si fa a raggiungere appunto questo traguardo? Bisogna raggiungere i 1000 iscritti sul canale e le 4000 ore di visualizzazione in totale sul canale. Io le ho raggiunte ormai più di un mese fa, no, più di due mesi, non mi ricordo. Comunque le ho raggiunti e appunto ho sbloccato la possibilità di monetizzare i miei video. Adesso se noi andiamo sulla sezione Analytics possiamo vedere appunto, in questo caso ci sono gli ultimi 28 giorni, le analytics degli ultimi 28 giorni riguardanti appunto visualizzazione, tempo di visualizzazione, iscritti, entrate stimate e tutto il resto appresso. Allora, premetto che io sono abbastanza nuovo su questo argomento perché appunto è da poco che ho sbloccato questa cosa, quindi ancora non sono perfettamente padrone della situazione, né tantomeno so tutti i vari dati a cosa corrispondono e come vengono gestiti. Però andiamo nella sezione entrate, che è quello che a voi tanto interessa perché siete dei curiosoni di merda e vabbè, ci sta. Allora, come possiamo vedere, le mie entrate stimate mi possono permettere già di comprare almeno 4 case a New York. Questo video io non volevo neanche farlo perché non vale la pena mostrare i miei guadagni, però so che a voi interessa, potrebbe fare tante visualizzazioni e quindi lo faccio. Come potete ben vedere, le mie entrate stimate sono di 8,49 euro. Adesso, questi 8,49 euro di entrate stimate sono le entrate stimate degli ultimi 28 giorni, tant'è vero che se noi andiamo a cliccare qui e mettiamo intera durata, le mie entrate stimate sono di 10,80 euro. Attenzione ragazzi, attenzione. Possiamo vedere ancora meglio che in entrate mensili stimate abbiamo i dati di settembre. A me è stata attivata appunto all'inizio di settembre, se non erro il 4 di settembre, lo possiamo vedere qua ma mi scoccio. A settembre ho guadagnato ben 7,69 euro. Potete ben capire che con questi soldi non ci faccio nulla, anche perché questi soldi non sono ancora miei. Per avere il primo pagamento da YouTube bisogna raggiungere una soglia minima
appunto di dollari convertiti poi in euro, e bisogna ricevere dei dati da inserire su YouTube per varie cose che a voi non interessano. Fatto sta che questi soldi non sono miei. Come potete ben vedere, qui ci sono gli RPM e il CPM. L'RPM è elevatissimo, 0,09. Allora, da quello che ho capito, se ho capito bene, l'RPM dovrebbe essere il dato che mostra quanti soldi effettivi vengono dati per 1000 visualizzazioni monetizzate. Quindi 1000 visualizzazioni in cui viene mostrata la pubblicità. Fatevi un'idea. Ci sono molti video del mio canale che non hanno nemmeno raggiunto le 1000 visualizzazioni. Se io guadagno 0,09 centesimi per 1000 visualizzazioni, potete ben capire che praticamente io non guadagno nulla. Ottimo. Il CPM invece cos'è? È il costo per 1000. Praticamente questi 3,22 euro che vedete non sono i soldi che vi vengono dati al raggiungimento delle 1000 visualizzazioni, ma sono, è una frazione di soldi che gli inserzionisti, appunto le aziende che hanno pagato YouTube per inserire le pubblicità all'interno dei nostri video, per 1000 visualizzazioni. Quindi questi 3,22 euro è un dato che a noi interessa, ma alla fine no, praticamente non ci interessa. La situazione però cambia se poi andiamo a selezionare gli ultimi 28 giorni e vediamo appunto negli ultimi 28 giorni RPM e CPM. Come potete ben vedere, l'RPM è schizzato praticamente, da 0,09 centesimi è passato a 0,73 centesimi. Questo dato è un pochino più incoraggiante, però voi dovete tener conto che prima abbiamo messo l'intera durata. Quindi, mettendo l'intera durata, c'è anche l'inizio appunto della monetizzazione, quando era tutto ancora in fase embrionale, non stava capendo cosa doveva fare, come mandare le pubblicità e tutto, nei video regressi, quindi video che continuano a fare visualizzazioni, però non come un video appena uscito che boom fa il botto e fa 5 visualizzazioni appena uscito. Ma questo è un altro discorso. Quindi cosa voglio farvi capire con questo video? Che attualmente innanzitutto non sto guadagnando nulla. E va bene, niente ragazzi, questo era un semplicissimo video in cui vi facevo vedere i fatti miei. Non so se capiterà in futuro, anche perché se continuano ad andare così le cose, penso che è inutile fare un altro video in cui vi faccio vedere la stessa situazione economica su YouTube. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi invito, come al solito, a seguirmi su Instagram per il motivo che dicevo all'inizio del video e anche per tantissime altre cose. Iscrivetevi al canale, lasciate like a questo video come gli altri, andateli a vedere se vi va. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, l'ho ridetto e lo dirò ancora. E niente, noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!